Bene, partiamo con la seconda parte di questo nostro filmato su Hotmail. Abbiamo spiegato il funzionamento della posta, adesso invece vogliamo spiegare le funzionalità Office Web App, cioè applicazioni Office sul web, su internet, che ci vengono fornite gratuitamente e senza quindi installare software pirata, e quindi legalmente, all'interno del sito Hotmail. Ovviamente basta essersi iscritti, come vi ho spiegato nel filmato precedente. L'iscrizione avete visto che è gratuita. Quando clicco quindi direttamente qui sulla parola Office, vediamo che pagina ci si apre. Allora, innanzitutto si apre la possibilità di andare nel mio SkyDrive. SkyDrive non è altro che il mio hard disk all'interno di internet, però ripeto, è un hard disk a cui si accede solo con nome utente e password, quindi i miei dati salvati qui dentro sono comunque al sicuro da occhi indiscreti, perché chi non conosce la mia password non può vederli. Però questa cosa la vediamo dopo, perché ora chiaramente sarà vuoto. Piuttosto ora vediamo quello che viene detto qui, cioè adesso puoi creare documenti di Word, Excel, PowerPoint e OneNote su Windows Live. Windows Live è appunto un altro nome per indicare il sito di Hotmail al quale vi ho fatto iscrivere. Infatti qui sulla destra ecco le icone delle famose applicazioni, come vedete è proprio la stessa icona utilizzata anche in Office 2010, sono, anche se in versione leggermente ridotta, cioè mancano tutti i comandi quelli più avanzati, più evoluti, che però molti utenti nemmeno utilizzano, sono proprio le applicazioni che usate sul vostro computer. Io qui quindi ora potrei essere magari in vacanza chissà dove, all'estero, in un hotel, utilizzare il computer nella stanza del mio hotel, essere entrato nel mio account di Fabrizio Bianchi appunto in Hotmail e quindi cliccare l'icona di Word e avrò il mio programma Word pronto per scrivere. Innanzitutto ci viene chiesto di dare un nome al nuovo documento che stiamo creando, supponiamo che sia una lettera commerciale che devo scrivere ad un mio cliente e quindi l'estensione sarà appunto .docs, cioè appunto come tutti i normali file di Word, anche quelli che create normalmente sul vostro computer, e poi cliccando salva, in realtà è come se gli avessi detto crea, cioè si crea questo nuovo documento. Automaticamente lettera commerciale è stata salvata su SkyDrive, che è quell'hard disk virtuale di cui vi parlavo poco fa, quindi avete anche capito che sia le web application, cioè le applicazioni sul web, in questo caso il Word Web App, sia SkyDrive funzionano a braccetto tra di loro. Questa finestra gialla la possiamo anche chiudere e possiamo quindi continuare con il nostro lavoro. Come vedete l'interfaccia grafica è la stessa che utilizzate per il Word di casa, e se doveste utilizzare questa applicazione su un computer dove c'è anche installato il Word vero, basterebbe cliccare su questa icona per aprirlo, ma non è quello che ci interessa, perché noi vogliamo simulare una situazione in cui appunto non siamo a casa e vogliamo utilizzare questo Word online per salvare e creare i nostri documenti. Mancano molte schede, ma quelle che ci sono, Home, Inserisci e Visualizza, già consentono un utilizzo piuttosto evoluto del programma. Torniamo su Home e quindi allineandoci al centro, anzi no, allineiamoci a sinistra e ingrandendo un po' il carattere, digiteremo l'indirizzo del destinatario a cui vogliamo scrivere la nostra lettera. Eccoci qua. Fatta questa cosa, io vado ad evidenziare il testo scritto, eccolo, facciamo meglio, e come in un Word normalissimo posso decidere per esempio di aumentarne il rientro, perché normalmente gli indirizzi vanno scritti sulla parte destra di una lettera, e perché no anche utilizzare il grassetto per il nome del mio destinatario. Quindi come vedete sto utilizzando questo Word online come un Word normalissimo. Poi chiaramente la velocità dell'applicazione dipenderà dalla velocità dell'accesso a internet che state usando, perché questa non è un'applicazione installata sul mio computer in questo momento, è installata online nel server di Hotmail, chiaramente io posso usarla più o meno velocemente a seconda di che linea sto usando per navigare. Premo invio per andare a capo, riduco il rientro ritornando all'inizio. E quindi per esempio ci scrivo in grassetto sempre l'oggetto della lettera, con il colore, perché no, blu, scriverò lettera di comunicazione ai clienti. Va bene, insomma, credo di avervi già dimostrato che l'utilizzo è abbastanza versatile. Posso anche inserire tabelle, come vedete,
Per esempio, in questo caso facciamo una tabella di 4 colonne e 3 righe, la tabella viene inserita facilmente sotto. Posso usare il normale tasto annulla, come siete abituati nel Word normale, e la tabella si annulla. Posso inserire delle clip art persino, questo credo che sia una funzionalità molto gradita ad ognuno di voi. Per esempio, anche se non c'entra niente, proviamo a cercare una clip art natalizia, quindi scrivo Natale e clicco la lente di ingrandimento, lui cerca, siamo sempre su web, sto sempre lavorando online, cerca le clip art natalizie, ne clicco una, ecco qui questo bel Babbo Natale, e lo inserisco, credo che sia qui sotto, vediamo un po' se spostiamo un attimo la finestra, eccolo qua, il tasto inserisci, quindi si sta per inserire l'immagine di Babbo Natale, vediamo un poco. Eccola qua, sotto ovviamente al testo della mia lettera. È un po' troppo grande, se io la clicco mi esce questa finestra formato, questa scheda, scusatemi, formato, cliccando la quale posso, come vedete, ridurne o ingrandirne la dimensione, in questo caso ridurla. Poi torniamo su Home e, come vedete, ho scritto la mia lettera con il destinatario, l'oggetto e sotto la mia immagine di Babbo Natale. A questo punto, chiudendo la X, mi verrà chiesto, come in un normale programma, se voglio salvare o meno, io gli dico di salvare. Quindi il salvataggio ora sta avvenendo all'interno di questo hard disk online, non nell'hard disk del computer in cui sto lavorando. Quindi, ripeto, anche se non sono sul mio computer, sono sul computer di un internet point o di un albergo, non ho problemi di privacy, non sto salvando niente su questo computer a me estraneo, ma sto salvando tutto in SkyDrive online. Quando tornerò a casa o in ufficio, basterà ricollegarmi ad Hotmail per trovare qui Office, i tuoi documenti, per trovare, come vedete, la mia lettera commerciale salvata all'interno di SkyDrive. Ecco qui, ora mi devo sorbire un attimo questa pubblicità, la chiudiamo, ecco qui, chiusa la pubblicità, ecco qui che ho una cartella documenti attualmente vuota e poi il mio file lettera commerciale che dice che è stato creato appunto un momento fa. Mi basterà ricliccarlo anche giorni e giorni dopo da qualsiasi altro computer collegato ad internet per riaprirlo sempre all'interno del Word Web App, quindi di questo Word gratuito online, e rivisionare, eccolo qui, revisionare la mia lettera che avevo scritto. Ora la chiudo nuovamente. Voglio provare adesso anche l'applicazione di Excel, chiaramente poi c'è anche il PowerPoint, io poi purtroppo non ho moltissimo tempo per mostrarvi tutte queste cose, quindi avrete un attimo pazienza. Dunque, per accedere agli altri applicativi, torno a cliccare qui sulla parola Office, come ho fatto all'inizio. E quindi, scorrendo verso destra, ho le altre icone, PowerPoint ed Excel, proviamo l'Excel. Quindi clicco su Excel. Come prima, mi viene chiesto prima di dare un nome al file, lo chiamo bilancio, per esempio. L'estensione è quella classica dell'Excel 2010 o 2007. Clicco su salva. E mi si sta creando il nuovo file di Excel, che sempre verrà salvato dentro SkyDrive, cioè dentro questo hard disk online. Anche qui posso chiudere questa scritta gialla e cominciare a fare, clicco qui dentro, a fare un esempio di Excel. Qui ci metto poi dei valori. Qui ci mettiamo 22, invio. E sotto qua invece farò la formula per sottrarre 35 a 22, no? E quindi farò uguale come nel normale Excel, clicco su B1 meno B2, una formula semplicissima, è solo per dimostrarvi che il programma funziona, premo invio ed esce il risultato che è 13. Chiaramente posso anche evidenziare tutte le celle e come normalmente facciamo in Excel, applicare il formato valuta perché venga visualizzato l'euro. Magari è un pochino lento nella risposta rispetto all'Excel vero, però come vedete funziona benissimo. E anche qui ci sono un po' tutti i comandi disponibili nell'Excel vero, ovviamente c'è anche la possibilità di fare un grafico, ovviamente mancano i comandi più evoluti. Proviamo per esempio a fare un grafico a torta su incassi e spese, vediamo che succede e come vedete insomma è di una semplicità disarmante, facilmente avete creato anche un grafico proprio come se foste sul vero Excel. A questo punto non faccio altro che chiudere la X per voler salvare, diciamo, il mio documento. Eccomi già posizionato in SkyDrive con il bilancio e la lettera commerciale.
Torno un attimo sulla posta elettronica, così per simulare una situazione in cui sto utilizzando Hotmail per un altro motivo. Se ora cercassi le mie informazioni salvate nel mio account Hotmail, devo posizionarmi sulla parola Office e poi cliccare i tuoi documenti, e questo quindi il link che mi fa entrare in quello SkyDrive, cioè quell'hard disk in cielo, Sky vuol dire cielo, che abbiamo appunto creato grazie ad Hotmail, e qui ci sono i miei documenti, come vedete il bilancio e la lettera commerciale. Perché SkyDrive? Perché si tratta di un esempio di cloud computing, come spesso si sente dire, cioè computer sulle nuvole, ossia di applicazioni web che quindi non sono installate su un computer fisico, quindi non in terra ma in cielo, sulle nuvole, ossia su un server web. Spero che sia stato interessante questo filmato. L'ultima cosa da dire è che quando non siete a casa vostra, siete sul computer di un altro, è sempre meglio alla fine di tutto cliccare disconnetti, in maniera tale che nessuno di magari che si siede dopo di voi sullo stesso computer possa guardare le vostre informazioni personali sia nella posta elettronica che su SkyDrive. Clicco su disconnetti dunque per uscire dal mio account di Fabrizio Bianchi. Spero, ripeto, di essere stato esauriente, di aver fatto una buona cosa per voi. Vi saluto al prossimo articolo su www.infocorsi.it.